riunita a questa sorta di assemblea c'è una sorta di conferenza stampa dove qualcuno che parla abbastanza bene l'inglese cerca di spiegare che cosa è successo e che cosa hanno deciso di fare. Quest'uomo, che oramai è diventata la star per tutti i media di mezzo mondo che sono qua, ha spiegato chiaramente: sono stanchi tutti quanti di stare qui, è veramente freddo, è veramente umido, e quindi hanno deciso di andarsene a piedi perché non possono più abusare della pazienza dei cittadini, perché da loro sono stati accolti. Si sentono odiati perché non riescono ad esprimersi, perché qui realmente trovare qualcuno che parli l'inglese o che ammetta di parlarlo non è una cosa semplice. E allora tutta questa migrazione, o almeno così in tantissimi hanno verso il confine di 275 km, questi numeri andrebbero verificati, ma lo dicono loro, da percorrere al termine di quella sorta di assemblea. Uno degli speaker chiaramente ha scandito in inglese, rivolto alla troupe canadese che lo stava riprendendo da vicino: non c'è nessuna possa fermare perché noi siamo liberi. Quella che vediamo qua davanti è la fila, si è formata circa alle 6:30 di questa mattina e incessantemente davanti a questi blocchi chimici continua ad esserci ovviamente una ressa che non si disperde. Gli unici momenti di situazioni in cui si possono fare bisogni fisiologici. Come vedete c'è sempre in giro qualche addetto delle... Ci dicono che la situazione è diventata ingestibile, però dell'amministrazione ungherese, la città è qualche cosa quantomeno per tenere in condizioni dignitose. Qui vediamo una parte di questo accampamento e comunque nel disordine delle masserizie accatastate ai bordi, questa è una zona di transito che si trova forse messa meglio di tante zone in molte città che conosciamo bene. Vizio è una volontà di igiene e di pulizia, per quanto l'unico accesso all'acqua non è da una manichetta antincendio montata su un cavalletto con alcuni attorno al quale forse è riuscito in tutto. C'è sempre una di persone che si lavano e lavano i